Con Vittorio Sgarbi, carriera annullata, cosa ne pensa del Palio di Siena e dell'invito che le ha riservato il sindaco Luigi De Mossi? Beh, ringrazio il sindaco. Siena è una città inevitabile, quindi sono venuto tante volte per il Palio, tante volte per le opere d'arte di musei e di chiese, il Monte dei Paschi e Palazzo Chigi e la collezione Chigi Saracini. Siamo più o meno qui in prossimità della sede della collezione. E che il Palio non si possa fare è certamente un motivo di delusione per tutti, perché è venuto da fuori e per i contradaioli. Ma credo che domani l'entusiasmo sarà crescente e le persone saranno ancora di più. Quindi che questa delusione momentanea si compensi con una reazione di entusiasmo crescente. Quindi faccio gli auguri alla contrada che vincerà. È stato accolto in maniera ottima a Siena e vedo che è qui con l'assessore. No, sono stati molto gentili, sono stato per molto tempo nella sede del comune a riguardare gli affreschi e gli annunciati restauri e ho spiegato che essendo io cittadino di Ferrara non ho voluto dire che Ferrara poteva fare un palio migliore di quello di Siena, ma ho detto dobbiamo vincere Siena perché Siena in realtà è l'antagonista insuperabile come Cassius Clay o Tyson, cioè lo indico come l'obiettivo che è impossibile superare, ma la mia considerazione per il Palio è tale da pensare che merita di essere indicato come un bene culturale e essere anche indicato come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, così come qualcuno aveva pensato di non indicare per banalità e stupidaggini, che invece l'entusiasmo che l'umanità prova, sia chi abita Siena sia chi viene da fuori partecipando a tanto slancio e a tanta spiritualità, merita di essere ricordato come un bene inalienabile e inevitabile.